ieri stamattina ho fatto la storia. Prima di tutto do il benvenuto a tutti, ringrazio il nostro sindaco e il presidente del consiglio che è qui e il vice sindaco Angelo Michelan per la loro presenza, ma soprattutto per chi ci hanno concesso questa sala che arricchisce la nostra presentazione e il nostro libro e le nostre feste. La festa che partirà fra poco è la 38esima. Siamo partiti con poche gambe, con poche finanze, ma stiamo arrivando a una meta eccelsa per il nostro territorio, la valorizzazione del nostro territorio di Augusto Cesare Caon. Ringrazio chi l'ha scritto, Tommaso Giulio Zugno, presidente del Rivolo, e Tommaso è il fondatore, che sono qui alla mia sinistra, è il fondatore del Rivolo. Presidente del Consiglio, Vincenzo Francesco, no? E vice sindaco Angelo Michelan, poi abbiamo l'assessore Pesce, e l'assessore Scantamburlo, abbiamo altri. E la consigliere Mary Moretto, che ringrazio tutti. Grazie. Ecco, darei la parola subito a Giuliano Zugno. Buongiorno a tutti, mi unisco ai ringraziamenti del Presidente verso tutte le istituzioni che appunto oggi ci accolgono proprio per questa presentazione, soprattutto del libro, ma anche della manifestazione. Io credo di dover esprimere un pensiero a nome di tutto il gruppo Cesaradichio nel ringraziare in maniera importante il gruppo Associazione di Rivolo, perché in tanti anni collabora con noi e ogni anno riesce a sviluppare qualcosa di importante, continua questo percorso di promozione, di valorizzazione e anche dando evidenza a degli aspetti che io dico essere veramente molto importanti e fondanti del nostro territorio. L'Associazione Culturale Rivoli, di cui sono membro e che è presente a Rio da ben più di 20 anni, in collaborazione con anche gli amici del Rivicchio, come ogni anno ha inteso sviluppare la propria ricerca storica, quest'anno focalizzando sulla figura di Don Cesare Caon, un parroco che è stato presente a Rio per ben 60 anni. Se vi diciamo come è nata l'idea del volume, giusto Tommaso, sì, ci si rende conto come le cose nascono nel loro divenire. Perché l'idea era di allestire una mostra su Don Caon. L'idea che è partita dal nostro archivio vivente, che è qui alla mia sinistra, che ricordava benissimo, certo che abbiamo fatto insieme, voglio dire, puntualmente ricorda alcune date, no? E dice guardate quest'anno, allora pensiamo alla mostra e strada facendo ci guardiamo, diciamo, perché no? E diventa perché sì. Io sono uno dei tanti fondatori del Rivolo, ma appunto ne ha annunciati alcuni Giuliano, però ce ne sono altri, quindi io faccio parte del Rivolo, faccio parte dei fondatori del Rivolo. Certo che adesso a questo punto mi sento un po' imbarazzato, perché? Prima di tutto perché per mia natura preferirei altre forme di comunicazione che quelle così di parlare in pubblico, eccetera. Questa per mia natura, per mia formazione propria. E poi perché già molto è stato detto. Io...
Innanzitutto io ringrazio l'antropologo di Scolzè perché siamo arrivati alla 38esima festa della vita di Gesù Martino. Ed è un impegno importante che è andato crescendo nel tempo e che ha fatto conoscere la frazione di San Martino, il comune di Scolzè, anche fuori dei nostri confini territoriali. Anzi, sappiamo bene quanta gente in questo periodo raggiunga Rio San Martino proprio per la Sagra della Vecchia. Quindi un evento importante che è importante anche per l'amministrazione comunale, in quanto dà lustro al comune, dà la possibilità alla gente di stare insieme e di richiamare gente da fuori. Due parole di ringraziamento per la Proloco, per la festa della Vecchia, ma insomma non c'è bisogno di dire granché su questo perché sappiamo tutti a che livello e che qualità di evento nel corso degli anni la Proloco è riuscita a creare, senza dimenticare poi gli altri eventi che vengono organizzati nei vari periodi dell'anno negli altri paesi del nostro comune. Un ringraziamento all'Associazione del Vivolo per questa bella iniziativa culturale e di storia locale che credo sia un aspetto fondamentale del nostro essere comunità. Un ringraziamento agli autori del libro per la qualità del lavoro di ricerca anche storica. Certamente mi complimento con tutti coloro che hanno collaborato, quindi partendo dagli autori, che ribadisco che è stata una ricerca veramente storico-scientifica, perché non è facile trovare biografie di parroci o di personaggi locali dove è stata prima una ricerca scientifica con i documenti che io ammiro.